Ciao ragazzi, siamo qui oggi con un pack opening, regà, con tre pacchetti con gli IF assicurati. Come avete visto nello scorso episodio, quello in cui ne siamo andati ad aprire 10, me ne sono tenuti 3 per questa squadra della settimana, quindi non potete assolutamente perdervi il video, guardate fino alla fine e lasciate subito un bel mi piace. Buona visione. Are you listening? Damn. Ciao a tutti ragazzi, sono Davide e vi do benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati oggi belli e carichissimi con tre pacchetti, con un giocatore nella squadra della settimana garantito e tutti e tre con giocatori scambiabili, quindi sono giocatori che possiamo vendere ragazzi, e mi sono tenuto dal Black Friday che erano usciti, come ben sapete, in questa sfida qua. Quindi vi faccio vedere rapidissimamente la squadra della settimana. Tra l'altro io ho portato un pack opening, uno degli ultimi, in cui andavo ad aprirne ben 10 di questi pacchetti, quindi se non l'avete visto andate a riprendervelo. E ragazzi, ecco qui il nostro 11 titolare. Abbiamo, regà, un walkout se non sbaglio, anzi due. Uno è Kun Aguero, l'altro è Godin. Mi sembra che Hummels non dovrebbe essere walkout di questi 11 qua, comunque nel momento in cui appunto dovessimo vedere le bandierine e dovrebbe essere appunto un giocatore IF, al 99% deve essere o Aguero o Godin. Mi sembra Hummels no. Comunque ragazzi, abbiamo un bel 11 con Marquinhos, che è molto buono, vabbè, Benaglio in porta, poi appunto Godin e Hummels, centrocampo con Piatti, Perotti, Pizzi, Bernardo Silva, ATT, abbiamo Gignac e poi a concludere ragazzi due davanti che sono veramente straordinari, Edinson Cavani con 87 e Kun Aguero con 90. In panchina abbiamo, vabbè, della Serie A Simeone, poi Sow, Werner, Vossen, Lopez e Sigurdsson, regà, che saranno quelli che sicuramente troveremo e fanno veramente schifo. Comunque, cosa facciamo ragazzi? Andiamo immediatamente ad aprirli. Perfetto ragazzi, dobbiamo sperare in un walkout, ma devo dire anche che mi va benissimo anche trovare un Marquinhos o comunque un Hummels, regà, che sono buoni, valgono dai 50 ai 100-150k. Ragazzi, tutto pronto, partiamo dal primo insieme, andiamo ad aprircelo. Non è walkout e questo è sicuro. IF lo è per forza. E di... oddio, Bernardo Silva dovrebbe valere qualcosa, ragazzi. 86 di overall, eh. Molto buono, devo dire. Vediamo subito il valore. Quello prima, che era 85, se non sbaglio, non valeva moltissimo. Che no, mi aspettavo di più. 20k. Cazzo, un 86 vale così poco? Il suo 85 di overall, quello IF prima, valeva poco, mi ricordo. Però cazzo, almeno questo che era 86 poteva valere qualcosa in più. L'unica pecca ragazzi è appunto che è come esterno destro. Se l'avessero fatto come CoC sarebbe stato sicuramente più costoso. Regà, partiamo col secondo pack. Dai, tutto pronto. Ancora nessun workout, vediamo. Attenzione, portiere Benaglio. Madonna, non vale un cazzo, regà. Un 83 ma non vale niente. Vediamo subito quanto è il suo prezzo, ma penso che scartarlo forse convenga di più. Attenzione, no, 10.000, beh, guardate, il compro ora più basso è 11.200, sì, forse veramente conviene di più scartarlo. Ok ragazzuoli, vediamoci l'ultimo pacchetto, può essere quello buono. Facciamo una cosa, usciamo dal mercato, rientriamo, perché forse può portare bene, eh? Attenzione, vediamo. Dacci un bel Kun. Attenzione, non è workout, allora vaffanculo. Vediamo, dai, attenzione, ATT. No, ATT argentino, però se non fosse stato workout, raga, forse sarei svenuto, non lo so. E ci prendiamo Lisandro Lopez, 82 di overall, che non vale. Anche qua veramente poco, forse arriva a 15.000, vediamo, non lo so. Forse, no, anche qua 12. Raga, sono andati male, inevitabilmente, sti pacchetti, poca roba. Come vi ho detto ragazzi, quindi, se vi siete persi il mio scorso video in cui ne ho aperti 10 con la squadra settimana della settimana scorsa, quindi quella del Black Friday, andate a vedere perché lì è andato decisamente meglio ragazzi. Quindi tanta roba, mi raccomando ragazzi, superiamo i 500 mi piace come sempre. Io vi appunto ricordo di andare a vedere anche gli ultimi video in cui sono andati ad aprire i pacchetti per il Foot Champions. Che dire ragazzi, se avete bisogno di consigli fatemi naturalmente ogni domanda qua sotto nei commenti, seguitemi sui miei social che trovate in descrizione. Io vi saluto ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Bella.